mi chiamo Elena, e svolgo la professione di avvocato a Lecce da 8 anni ormai. E ho deciso di avvicinarmi alla lotta contro il gasdotto TAP in maniera più attiva da 1 anno circa, e in particolare da quando mi sono resa conto che quello che credevo fosse in realtà un progetto che non si sarebbe mai realizzato e che magari sarebbe stato soltanto un catalizzatore di finanziamenti, invece si è concretizzato in repressione, in devastazione del territorio. E lì, non soltanto da legale, ma da mamma, da cittadina, voglio dire, salentina, mi sono sentita necessariamente coinvolta, dallo stomaco alla testa, insomma. Siamo qui perché vogliamo far comprendere a Banca Intesa, a tutti quei gruppi bancari che finanziano queste mega infrastrutture, che si tratta di scelte irresponsabili, in contraddizione con quanto stabilito dagli accordi di Parigi ed in piena contraddizione nel caso delle banche, nel caso di Intesa nello specifico, con quelli che sono gli Equator Principles, ovvero delle linee guida, diciamo, giuridicamente non vincolanti ma sicuramente eticamente forti, che impongono alle banche dei principi di finanziamento di progetti che siano compatibili con l'ambiente, che siano ecosostenibili, e poi anche per far comprendere a Banca Intesa che non c'è accordo con il territorio. Io spero che il mio contributo possa dar senso forse anche a quello che è stato il mio percorso formativo, umano, e farlo tra l'altro con l'obiettivo non soltanto di una tutela di quelli che sono i diritti umani, il diritto ambientale, eccetera, ma proprio nell'ottica di lasciar qualcosa a mia figlia, cioè lasciarle un luogo bello, quello in cui io sono cresciuta. I miei nonni avevano una campagna a San Foca, per cui ci sono cresciuta tra gli individui, sono cresciuta con le mani sporche di terra, e ciò non mi ha impedito di andare all'estero, fare esperienze e di voler tornare proprio forte di quelle radici. Io vorrei che mia figlia potesse curare le sue radici qui, senza la necessità di scappare da qui, perché qui magari c'è un mostro che dice che te ne devi andare. È solo questo. Ma a noi non ci arriva niente, ma è la cosa abbastanza.